Clamorosa vittoria del candidato del PDL alla provincia di Foggia, Antonio Pepe, batte Paolo Campo, e la prima volta del centrodestra a Palazzo Dogana. Trionfa il centrodestra in Puglia, al ballottaggio 6 comuni su 9 al PDL. Acciolini si conferma sindaco a Molfetta, cade il PD a Gallipoli e Mesagni. Dopo la vittoria della Lega Nord, che cosa succederà al Sud? Il governo sarà sbilanciato, se ne parlerà stasera al Graffio, lo speciale del TG Nova. Tra due giorni il termine ultimo, ma è formalmente chiusa l'inchiesta sulla morte di Ciccio Ettore. Ora la parola al pubblico ministero Lupo, ma ci vorrà ancora tempo. 19 e 16 minuti primi, buonasera da Antonio Lorusso e benvenuti al TG Norba. Buonasera, benvenuti da Rosanna Gigante. In apertura una rapida occhiata ai fatti accaduti in Italia e nel mondo. A Roma si completa la vittoria del centrodestra sul Partito Democratico. Gianni Alemanno, il nuovo sindaco di Roma. Poche sezioni da scrutinare, si profila un'affermazione netta del candidato del Popolo della Libertà su Francesco Rutelli. Per la capitale, il primo sindaco di centrodestra dal dopoguerra. Fini, è una giornata storica. Ecco la prigione di Elisabeth, la ragazza austriaca tenuta segregata dal padre per 24 anni. Da lui ha avuto 7 figli. Il paese è sotto shock per il nuovo caso, simile a quello di Natasha Campos. Milano, la vicenda dei bimbi tolti ai genitori, anche la grafologa non ha dubbi, quel disegno o se non l'ha fatto la ragazzina, spunta anche la dichiarazione spontanea di un papà a scuola, una mamma diceva credo sia di mia figlia, ora ridate i fratellini ai genitori. Allarme dall'Europa, inflazione da record, in Italia colpirà soprattutto le famiglie, ma contro il caro spesa arriva l'SMS salvataggio, la nuova iniziativa di governo e associazioni dei consumatori. Basta inviare un messaggio ad un numero gratuito e immediatamente avrete il prezzo medio dei prodotti. Alemanno vince il ballottaggio per il comune di Roma, manca poco alla fine dello scrutinio, vantaggio incolmabile, sarò il sindaco di tutti. Fini, quello del Campidoglio, è un risultato di portata storica per AN Rutelli, abbiamo pagato le strumentalizzazioni sul tema sicurezza. 3 province su 5 al PDL, il PD conquista i comuni di Sondrio e Vicenza, si conferma la provincia di Roma, Massa alla sinistra arcobaleno. Allarme di Bruxelles, l'Europa rallenta, l'Italia frena, nel 2008 aumenterà il deficit, Almunia conti sostenibili per rilanciare la crescita. Accordo tra la SEA e la Lufthansa per lo sviluppo di Malpensa, 6 nuovi aerei partiranno dallo scalo lombardo per destinazioni europee. Prima pagina, l'esito del turno di ballottaggio, cade in Puglia una delle roccaforti del centro-sinistra, la provincia di Foggia. Alla fine la spunta il candidato presidente del PDL, Antonio Pepe, che ha battuto Paolo Campo. Abbiamo preparato la pagina grafica con le percentuali del voto. Sono risultati definitivi, vedete, 693 sezioni su 693. Dunque, Antonio Pepe, nuovo presidente della provincia di Foggia, ha ottenuto il 54% dei voti, solo il 46% per Paolo Campo. Abbiamo anche i risultati del ballottaggio nei nuovi comuni pugliesi chiamati a scegliere al secondo turno il proprio sindaco, ballottaggio che si è risolto con una netta vittoria dei candidati del Popolo della Libertà. Lo scrutinio è stato piuttosto rapido, vediamo nel dettaglio i risultati, cominciamo con Bitonto, questi sono i risultati definitivi, il nuovo sindaco è Raffaele Balla del PDL con il 60,9%, Giovanni Rossiello del PD ha ottenuto solo il 39,1%. Quindi Molfetta, Antonio Azzolini del PDL si conferma sindaco con il 57% dei voti, battuto a Mino Salvemini del PD con il 43%. A Terlizzi di Tria, Vincenzo Di Tria del Partito Democratico invece si conferma anche di sindaco, risultato definitivo 54,1% dei voti contro Pasquale Vitagliano del PDL che ha ottenuto il 45,9%. Ancora la provincia di Bari con Gioia del Colle, risultato definitivo, Piero Longo del PDL ottiene il 54,3% del nuovo sindaco, battuto Vito Ludovico del PD con il 45,7%. Quindi Conversano con Giuseppe Lovascio, candidato del PDL, che è il nuovo sindaco, con il 62,4%, battuto Vito Bonasora del PD, 37,6% per Bonasora.
A Casa Massima il sindaco è confermato Vito De Tommaso del Partito Democratico con il 64%, battuto Paolo Montanaro del PDL con il 39.6%. Vediamo invece il risultato di Mesagne. Ecco, il nuovo sindaco è Enzo Incalza con il 54,8% dei voti, battuto Carmelo Molfetta del PD che ha ottenuto il 45,2%, quindi Gallipoli. Il sindaco è Giuseppe Benneri del PDL con il 54,1%, anche Gino Schirosi si stabilizza intorno al 45,9%. Infine, l'unico risultato non ancora definitivo è quello di San Giovanni Rotondo, lo spoglio sta continuando, ma avremo ormai a momenti il risultato definitivo. Diciamo che tendenzialmente è sindaco il candidato del Partito Democratico Gennaro Giuliani con il 53,2%, sembra un margine sufficiente per battere Michele Fini del PDL che ha solo il 46,8%. Andiamo dunque a conoscere alcuni dei nuovi sindaci appena eletti. A Conversano ha vinto nettamente il sindaco della PDL Giuseppe Lovascio. È Giuseppe Lovascio del PDL, il nuovo sindaco di Conversano che con oltre il 60% dei consensi ha superato al ballottaggio il consigliere regionale Vito Bonasera del PD. Ovviamente soddisfatto il neo primo cittadino conversanese. È un risultato eccezionale che non mi aspettavo sinceramente. Comunque è il risultato anche del grande lavoro che hanno fatto tutti quelli che stanno con me. Io veramente sono l'ultimo a meritare questa cosa. Vedo che Conversano meritava comunque un cambiamento e speriamo di portarlo davvero. Poi un grande gesto di fair play tra i due aspiranti primi cittadini che a risultato acquisito si abbracciano in piazza. Un gran gesto di fair play, è stata una bella campagna elettorale anche da parte sua, molto corretta, quindi lo ringrazio tanto per essere venuto qui insieme a tutti coloro che stavano con lui. È stato veramente un bel gesto che ho apprezzato molto e che credo tutta Conversano apprezzerà molto. Torniamo alla provincia di Foggia, Claudio Gabaldi ha intervistato vincitore e vinto. Andiamo a sentire. Vai, Claudio. Presidente, secondo lei a cosa si deve questa vittoria? Sicuramente è un po' il vento nazionale a favore del centrodestra, la voglia di cambiamento che c'era nella nostra provincia, la proposta politica presentata che punta appunto a creare sviluppo nella nostra regione, un insieme di fattori che certamente ci hanno gratificato e che ci danno la soddisfazione di poter governare questa provincia, ma ci danno anche la responsabilità di poterlo fare, io mi auguro di poterlo fare bene. Non ha nulla da rimproverarsi? Probabilmente sì, non lo so, cioè, credo di aver prodotto lo sforzo massimo possibile, considerato il clima complessivo, ho girato, ho spiegato, abbiamo in qualche modo cercato di proporre a tutta la capitanata una possibilità diversa. La cosa che sinceramente mi dispiace è che la capitanata non l'abbia colta, perché credo che avrei potuto essere un buon presidente. Torniamo ai comuni, il vento di destra soffia anche su Mesagne, storica piazza del centro-sinistra. Il nuovo sindaco è Enzo Incalza del PDL. Il servizio. Dopo 15 anni di governo di centrosinistra, Mesagne torna ad amministrare il centrodestra. Il turno di ballottaggio, infatti, ha decretato che il nuovo sindaco della cittadina messapica è Vincenzo Incalza, che ha nettamente battuto il suo avversario Carmelo Molfetta con il 54,8% delle preferenze. In realtà per Incalza, professionista della società civile, preso in prestito dalla politica e oggi pensionato, si tratta di un ritorno, atteso che meno di un anno fa era stato eletto primo cittadino, ma con una maggioranza di centrosinistra. Un caso di anatra zoppa, dunque, che non consentì l'insediamento di un'amministrazione comunale stabile. Finì infatti come doveva finire, con il sindaco sfiduciato dopo appena 2 mesi e il comune in mano a un commissario prefettizio. Oggi però è tutta un'altra storia. Incalza può vantare sulla maggioranza anche il consiglio comunale e i mesagnesi potranno avere un'amministrazione che li guiderà per i prossimi 5 anni. Intanto grande soddisfazione è stata espressa dal nuovo primo cittadino che nel turno di ballottaggio ha potuto contare sull'appoggio dell'elettorato del terzo candidato sindaco Damiano De Puncio dei Socialisti Uniti. Sindaco, finalmente dopo 2 campagne elettorali, 2 ballottaggi, finalmente ce l'ha fatta? Sì, evidentemente
come si dice, quando si ha la testa dura e si insiste con l'impegno, ecco, i risultati arrivano. Io sono stato tenace in questa competizione perché avevo già assunto degli impegni con la comunità mesagnese e con tutti gli amici che mi hanno sostenuto. Anche a Gallipoli vince il PDL, sentiamo Anna Maria Buffo. Del PDL sul comune di Gallipoli, chiamato al ballottaggio per questa tornata di amministrative. A vincere la partita Giuseppe Venneri con la sua lista civica, appoggiato dalla lista del Popolo delle Libertà, 54,10 la percentuale di consensi ottenuta, per un totale di 5.990 voti, 911 in più rispetto all'avversario Gino Schierosi, sostenuto dal centro-sinistra, la sinistra Arcobaleno, l'UDC e il Partito Democratico, e da ben tre liste civiche, che ha ottenuto invece il 45,90%. Nel collegio che fu storicamente di D'Alema, la scelta dell'elettorato è stata dunque nel segno della continuità con la precedente amministrazione, guidata per un anno dal senatore Barba e poi commissariata. Per Veneri si tratta della seconda esperienza da primo cittadino, prima di Barba infatti guidò la città bella dal 2001 al 2006. È una grande emozione poter ritornare a Palazzo Balsamo a guidare la città di Gallipoli. Indubbiamente abbiamo avuto un risultato notevole, dettato anche dall'entusiasmo che la gente ha profuso nel volerci indicare questa guida in modo forte, in modo chiaro, in modo determinato. Abbiamo compreso come gli elettori non hanno per nulla capito l'accordo del centrosinistra, di tutto un centrosinistra con l'UDC, l'elettorato di centrodestra si è riversato naturalmente e su di noi. Già prima avvertivamo un forte appoggio di tutta la città, dopo l'apparentamento ci siamo resi conto in effetti che l'elettorato non capisce gli accordi di palazzo, ma sa scegliere in modo molto chiaro, in modo molto determinato. Andiamo ora a Roma, dove in vista della prima seduta di Camera e Senato la giornata di oggi è stata dedicata alle registrazioni di rito. Abbiamo incontrato i volti vecchi e nuovi della politica. 2 anni fa fece il suo ingresso a Montecitorio con la figlia addormentata nel marsupio. Oggi Donatella Poretti, radicale eletta in Puglia nel PD, entra da sola a Palazzo Madama. La bambina non me la porto più dietro perché ha 2 anni e quindi giustamente può stare anche un po' senza la mamma, poco ma un po' ci può stare, e qui ora ricominciamo tutto da capo. Giovane altrettanto decisa la neodeputata Elvira Savino. E cosa c'è di affascinante in questo palazzo? C'è tutto di affascinante in questo palazzo, c'è il senso della possibilità di governare. Non possono sottrarsi alle formalità di rito neanche i politici di lungo corso. Con piacere questa esperienza al Senato, vedremo. Adesso ovviamente in Commissione Agricoltura e ovviamente sempre sul tema della difesa e tutela dei nostri prodotti agroalimentari. E se uno riesce nelle commissioni a trovare una giusta quadra, come si dice, quindi trovare quella voglia, quel desiderio di ben fare, io credo che può diventare, può crescere, può essere un buon rappresentante del popolo. Ci sono degli elementi positivi, questa semplificazione del quadro politico, pochi gruppi parlamentari, però sarà una battaglia intensa, e per noi meridionali in particolare, perché qui i nemici del mezzogiorno sono piuttosto forti. È un'atmosfera che forse permette di lavorare anche meglio per alcuni versi, però ecco, manca un po' il brio della Camera, questo è vero. Un po' più emozionati i neoparlamentari che arrivano da esperienze di governo regionali. Abbiamo motivo di rivendicare un orgoglio, l'orgoglio della laboriosità della nostra gente, della nostra impresa, del nostro territorio. E comincia da qui una nuova avventura. Sì, il problema è un altro, cioè entrare qui significa assumersi delle responsabilità per una regione che c'ha ricchezze e c'ha disoccupazione. Bene, benissimo, tra l'altro la prima parte è estremamente semplice, poi il difficile viene dopo. E a proposito di eletti, colpo di scena dell'UDC, non entreranno in Parlamento né Salvatore Greco né Nicola Giorgino. A sorpresa infatti sia il segretario nazionale Cesa sia Buttiglione hanno scelto di essere eletti in Puglia
impedendo al primo dei non eletti Greco e al secondo Giorgino di subentrare. A rendere note le opzioni, che saranno ufficializzate domani nel corso della prima seduta della Camera, è stato l'ufficio stampa del partito. Sconcertato e allibito si è definito Greco, che ha convocato i dirigenti provinciali varesi del partito minacciando dimissioni in massa dall'UDC. Una decisione scellerata, detto in una nota Greco, nonostante il brillante risultato elettorale conseguito in provincia di Bari. Deputati pugliesi dell'UDC, oltre a Cese Buttiglione, saranno dunque Salvatore Ruggeri e Angelo Cera. Torna questa sera il consueto appuntamento con il Grassi, il nostro settimanale di approfondimento. Si parlerà di politica, ma soprattutto del caso Lega Nord dopo l'exploit alle elezioni di 2 settimane fa. Riforme, federalismo, interni e agricoltura, 4 tutti di primissimo piano i ministeri concessi da Silvio Berlusconi alla Lega Nord nel vertice di sabato pomeriggio in via Bellerio a Milano, quartier generale di Umberto Bossi e dei suoi uomini. È il frutto dei larghissimi consensi ottenuti dalla Lega nel settentrione. Secondo il Financial Times è proprio il partito di Bossi il vero vincitore delle elezioni politiche e la presenza di 4 leghisti in ruoli chiave del nuovo governo ne è la prova. Ma cosa succederà ora al mezzogiorno? Cosa cambierà per il sud con un governo più sbilanciato, almeno nei numeri, verso il nord? Se ne parlerà questa sera nella nuova puntata del Graffio. Quali prospettive per il sud con la Lega Nord al governo? Questo è il tema del nostro settimanale di approfondimento. Ne parleremo con il quasi certo neoministro alle politiche del mezzogiorno, Raffaele Fitto, con il sindaco di Bari e segretario regionale del Partito Democratico, Michele Emiliano, con l'ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito, primo fondatore di un movimento meridionalista, con il presidente di Confindustria di Brindisi, Massimo Ferrarese, e con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Lino Patruno. In collegamento da Milano invece il direttore della Padania e un esponente di primo piano della Lega Nord. Naturalmente si parlerà anche di alcuni temi caldi dell'attualità, come il braccio di ferro sulla sede dell'Autority Alimentare che i leghisti vorrebbero portar via da Foggia. Nel corso della trasmissione non mancherà la voce dei leghisti. Cosa pensano del mezzogiorno? Siamo andati a scoprirlo in un raduno della Lega. Appuntamento dunque da non perdere. Il Graffio andrà in onda come sempre alle 21.15 su Telenorba 7. La morte di Ciccio Ettore, l'inchiesta di Gravina sta per chiudersi definitivamente. Ne parleremo nella seconda parte del nostro giornale. A tra poco. Attualità, politica, cultura, quando la TV lascia il segno. Il Graffio, questa sera alle 21.15, su Telenorba 7. Qualcosa di prezioso, perché Mio è il più ricco in frutta, cremoso, con tante vitamine. Mio, crescere con amore. Ladies and ladies, ecco a voi nuovo Lines Lady Ultra. Ultra sottile, ultra assorbente, ultra conveniente. Scegli sicura il tuo Lines Lady, normale o il nuovo Ultra. Ah, nessuno ti dà la qualità Lines a un prezzo così conveniente. 800-900-313. Oggi puoi gustare anche lo yogurt Zimilla, quello più digeribile con poco lattosio. Molto, molto gustoso. Zimilla, un mondo di alta digeribilità. Puoi scegliere tu il livello di umidità che preferisci. È arrivato Ururu Starara, il primo climatizzatore che umidifica, deumidifica, purifica e rinnova l'aria. Ururu Starara da Daikin, il clima per la vita. C'è, 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 c'è. C'è, c'è, c'è.
Siamo a Lucera, in provincia di Foggia, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato il signor Germano, che cosa ci può dire di Prestito? Ieri dal barbiere ho sentito dire che basta chiamare il numero verde per avere un incontro comodo anche a casa con un consulente Prestito. Ma sarà vero? Ma certo, basta chiederlo. Però, più vicino di così... 800 900 313 Prestito, e contante ce l'ho. Anniversario Carrefour. Ti offriamo un mese di straordinaria convenienza, con sconti fino al 50% su tanti prodotti. In più, fino a sabato, TV monitor Samsung 20 pollici HD TV Ready, 289 euro anche a rate. Carrefour di parola. Per la vostra pubblicità sul gruppo Telenorda, fono VP 199 18 67 89. Ritornati in studio, parte a Bari la sagra di San Nicola. Il primo momento è il sorteggio del motopeschereccio che trasporterà la statua del santo per la tradizionale processione a mare. La linea a Bari, dove c'è, dove c'è Gustavo Delgado. Buonasera. Buonasera dal sagrato della Basilica di San Nicola. C'è già tanta festa perché stasera è partita la sagra del santo. Per aprire noi vi porgiamo un omaggio musicale della banda di Palo del Colle, diretta dal maestro Pasquale Soggiorno. Prego. Grazie alla banda di Palo del Colle. Poco fa c'è stato il sorteggio, il momento tanto atteso all'inizio della sagra di San Nicola. Quando si sorteggia, si sorteggiano i motopesca che dovranno trasportare la statua del santo e l'icona, il quadro del santo, per la processione a mare. Ecco il vincitore, che si chiama? Pupillo Vincenzo. E il papà è l'armatore. Sì, Vincenzo. Vincenzo. E lei invece, signora armatrice della barca, che barca? La mina. Invece la barca che trasporterà San Nicola di Bari. San Nicola di Bari. Qui c'è il presidente del comitato, che è Matteo Siciliano, comitato festeggiamenti. Come comincia questa sagra? È cominciata abbastanza bene. Oggi possiamo dire che abbiamo dato già l'inizio. Il primo estate è stato dopo la Basilica, e ho qua i foglietti, è stato appunto il motopesco San Nicola di Pupillo Vincenzo, e porterà la statua il giorno 8 maggio a mare, mentre il motopesca Mina di Bonante Giuseppe Pietro, che da parecchio che non sorteggiava, questo è dopo un'assenza di 2-3 anni, porterà il quadro da San Giorgio a Bari alla Caravella. È un grande momento, eh? Certo. Lei è capitato altre volte? Dopo 7 anni. Dopo 7 anni è tornato. E lei è felice, la prima volta? Moltissimo, no, anche altre volte l'ho portato, sono molto, veramente felicissimo. Ma quanti anni c'hai? Io 18. 18 anni, giovanissimo, grande devoto di San Nicola. Signora, lei altre volte ha vinto? Tre. Questa volta, bene. Abbiamo concluso, e con le campane di San Nicola che annunciano l'inizio della sagra, restituiamo la linea allo studio. A voi, Conversano. Grazie Gustavo Delgado. Torniamo ad occuparci della morte dei fratellini di Gravina. Tra 2 giorni l'inchiesta sarà formalmente chiusa. Sentiamo Vito Zita. Tra 2 giorni l'inchiesta sulla morte di Ciccio e Tore, i fratellini di Gravina di 13 ed 11 anni, scomparsi il 5 giugno 2006, e trovati morti la sera del 25 febbraio scorso in fondo ad una cisterna della cosiddetta casa dalle 100 stanze, sarà formalmente dichiarata chiusa. Ma da giorni ormai il procuratore Emilio Marzano e il PM inquirente Antonino Lupo hanno terminato ogni attività di indagine. L'ultimo atto il 23 aprile scorso, con l'interrogatorio del baby testimone, ora quindicenne, che ha confermato quanto già riferito nell'agosto 2006. Il PM Antonino Lupo dovrà prendersi qualche mese di tempo per leggersi nuovamente tutte le carte, le testimonianze, le intercettazioni, i rilievi tecnici e la consulenza medico legale, e decidere quasi certamente entro fine luglio se chiedere l'archiviazione del procedimento o il rinvio a giudizio di Filippo Pappalardi, il papà di Ciccio e Tore, per il reato di abbandono di minore seguito da morte.
Pappalardi era stato arrestato, come si ricorderà, il 27 novembre scorso per sequestro di persona, duplice omicidio e occultamento di cadavere, accuse cancellate l'11 marzo scorso dal GIP Giulia Romanazzi, che disponeva per Pappalardi gli arresti domiciliari. Il 4 aprile, dopo il deposito della consulenza medico-legale, lo stesso PM Antonino Lupo chiedeva ed otteneva dal GIP Romanazzi la rimessione in libertà di Pappalardi. Un anziano di 76 anni ha tentato di uccidere la moglie e poi ha cercato di togliersi la vita. Entrambi sono ora ricoverati in ospedale, accaduto a Molfetta. Piantonato in ospedale, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Protagonista è un anziano signore di 76 anni che ha prima tentato di uccidere sua moglie, di 10 anni più giovane di lui, e poi ha cercato di togliersi la vita. La donna è in prognosi riservata, colpita con un grosso coltello da cucina al petto e in altre parti del corpo. La tragedia si è materializzata in un condominio della periferia di Molfetta. I carabinieri sono arrivati prima del tempo, allertati dalle telefonate dei vicini di casa della coppia. Forse sono state le precarie condizioni di salute della signora, che da circa un anno soffriva di crisi depressive, a scatenare la furia omicida del marito, che però non è riuscito fino in fondo nel suo intento. E con la memoria i ricordi vanno alla sera del 16 luglio dello scorso anno, sempre a Molfetta, quando all'interno di un'abitazione al quinto piano di uno stabile di via Capitano De Candia, un uomo di 80 anni ammazzò sua moglie e poi si uccise adagiandosi sullo stesso letto. A fare la macabra scoperta fu la loro badante rumena di ritorno da una passeggiata intorno alle 9 della sera. Vide i cadaveri dei due anziani immersi in una pozza di sangue e chiamò i carabinieri. Le indagini accertarono come l'anziano marito avesse ucciso la sua compagna malata da tempo perché non sopportava l'idea di vederla soffrire. Ancora la cronaca, traffico bloccato per gran parte di questa mattina sulla strada per Bari all'altezza del centro abitato di Corato a causa di un camion rimasto in bilico su un ponte. Lo vedete nella parte immediatamente sovrastante un tratto di complanale. L'uomo che era alla guida del mezzo pesante avrebbe improvvisamente perso il controllo e ha sfondato il guardrail rimanendo sospeso con parte della cabina anteriore. Dopo l'impatto l'autista è riuscito a venire fuori dalla cabina di guida ed è stato soccorso in evidente stato di shock dai sanitari del 118. Non è escluso che a causare l'uscita di strada sia stato lo scoppio di uno pneumatico. La rete metallica di protezione è caduta, per poco non finiva su un'auto in corsa. Una delegazione del presidio permanente contro le discariche ha incontrato oggi il dirigente del settore ambiente della provincia, Luigi Romandini, al quale hanno chiesto chiarimenti definitivi sulla posizione dell'ente in merito alla possibilità di annullare le autorizzazioni per la realizzazione del terzo lotto della discarica di Grottaglia. Romandini ha chiarito che la Regione Puglia aveva espresso parere favorevole al nuovo impianto di smaltimento rifiuti, che per la provincia era impossibile fare un passo indietro. Per i presidianti il parere della Regione Puglia non è vincolante e adesso pianificheranno le prossime azioni di lotta. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'ultima edizione, questa sera alle 23.05. Ma non andate via, l'informazione continua su questa rete. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Arrivederci.